Play. Ora inizio anch'io, vai. Ma posto, sono andato. Vai. Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati in un nuovissimo video su Minecraft insieme a questo coso qua coi baffi. Questo coso coi baffi si chiama Mamid, qualcuno di voi già mi conosce? No, non lo so. Qualcuno lo conosce? Ok, ora è finito di monopolizzare la videocamera, posso fare anche io il mio inizio, scusami. Faccia come vuole lei, io sono qua per guardare. Che cavolo, che c'è una pecora qua sulla spalla che me la sento un attimo un pochino. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono Mamid di Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio su Minecraft. Sì, ebbene sì, stiamo ritornando su Minecraft. E David, ti è sparita la pecora. Avevo notato. Si sono estinte le pecore. Ho avuto una perdita di gas. Cos'è che hai avuto? Una perdita di gas. Cazzo, hai mangiato? L'hai fatto decollare. È sparita la pecora. Come prima te sei decollato laggiù lontano. Tipo così. Sì, ecco. Oh, ok, vabbè, sto video sta cominciando malissimo come tutti i video che facciamo insieme. Ti prendo. Sono già atterrato da un'ora, quindi ti prendi tra un'ora. David. Sì, caro. No, David, le cose private le lasciamo fuori dal video, grazie. Ah, già, è vero, a volte mi scordo. Senti una cosa, spiega un attimo che cosa stiamo facendo su questi video. Ma come si fa a spiegare con uno che saltella come un leprotto? Cioè, come si fa? Vabbè, siamo qua perché vogliamo riproporvi un'altra cosa sulla Pixelmon, ovvero l'avventura. Se non sbaglio era Pokémon Rubino, se non sbaglio, la regione di Hoenn. Rubino, non lo so in quale Pokémon. Non mi ricordo. Ragazzi, ricordo. Scrivetelo nei commenti in quale Pokémon è stato introdotto Hoenn, perché voi sicuramente siete i super esperti e mi costringete a fare i Pokémon sul canale e io sto imparando i Pokémon da voi, cioè vabbè. Ma vai David, scusa. Io sono ignorante, quindi. Ecco, insegnateglielo anche a David. No, sono bravo con i Pokémon, ma scarso nel tuo canale. Comunque, scusa, ogni tanto parto sulla pressure plate. L'ho notato. Allora, sta pedana. Vedi questa pedana? Sì. Vai via. Questo serve per fare Yuhuu! Va bene, comunque, basta. Comunque, qualsiasi cosa sia quello che prendi, passamelo dopo perché voglio provarlo. Senti, la compravo dal WGF. Ah, quindi. Capito. Sì, da lì. David, io ho una palla di neve qua. Cominciamo a far qualcosa. Se clicchi con la palla di neve, sparisco. Veramente? Non funziona. Allora sei scarso tu. Scusa, basta chianchere ciacciche e andiamo in sto cavolo di Hoenn. Ok, ma si può comprare Hoenn. Anche roba. VIP only. Ok, non pago. Con un money. Cazzo. Big money. Money, money, money. Presenti money, quelli che non abbiamo. Ecco, infatti. Ma che porco! Ma sei un porco, ma che schifo! Ma è bellissimo! Ma fa schifo! Ma cosa? Ma guarda il mio! È un porco! Ma no, ce l'ho sta. No! Il mio farebbe schifo, scusa, no. Troppo se lo mangia. Guarda la differenza, troppo se lo mangia. C'è il mio un orecchio del tuo. Cioè, guarda, c'hai uno squirtle sul culo. Tanto io la capoccia, neanche sotto lo squirtle, la capoccia di squirtle. Vabbè, squirtle, conquisteremo il mondo. Cos'è che farà? Il mondo delle pulci conquisterà sto coso. Ma che no, aspetta, e questa sarebbe nostra madre. Ah, allora, ok, guarda, bello il camion. Lo guida un Machok. Carino il camion. No, lo guida un Machok, siamo come, seri? Come lo guida un Machok? Guida un Machok, guarda avanti, guarda su. Ma, what is this? Ma what the fuck? Qui si parla di lavoro in nero, ma così esageriamo. Infatti questo mi sembra un lavoro in grigio. Andiamo. Va bene. Ok, tutto a posto, tutto regolare. Ok, mi va bene. Ok. Credo che dobbiamo cliccare su madre, credo. Senti, qua c'è una cosa che lampeggia. Penso che... Info. Ecco. Ehi, vai, non facciamo come il cavolo della serie di quella merda di Grinch che devo tradurre i peggio cartelli, eh. Se mi hai chiamato a fare una cosa del genere, t'ammazzo. Oh.
No, tranquillo. No, ho paura di iniziare. Ah, non si possono lanciare le Pokéball. Bravissimo, quindi non puoi tirare le palle. No! Tu... Ma se le ho lanciate fino adesso? Non puoi tirarle, lanciarle sì. Ah, e, detto questo, devi essere in battaglia per catturare i Pixelmon. Hai capito, Barbone? Visto è quello con i baffi fusi alla lingua. Cioè, veramente, senti, dobbiamo parlare con mamma. Cos'è sta cosa, i baffi fusi alla lingua? Non lo vedi che c'è la lingua fusa ai baffi? Sì. Ok, mamma, che cazzo vuoi? Perché mi ha chiamato Oney e Miele? Ah, dolcetto, forse mieletto mio. Tipo dolcetto mio, beh. Questa è la roba da leggere. Questa è la città di Little Root. Come ti senti? Come cazzo, il viaggio faceva schifo. Questa è la tua nuova casa. Sul retro camion, così un po' freschino, però vabbè. Ah, se stai per morire, usa slash feed. Oppure se hai bisogno di equipaggiamento, usa slash kits. Okay. Ma questo l'ha detto la madre sempre. Sì, mia madre l'ha detto. Ha detto, ancora ti sciupi, ti do la parmigiana, la cotolette, capito? E sì, mia madre si chiama Broadcast. Sì. No, RC è il cognome, Ah, ok. Grazie. E quindi noi di cognome facciamo RC. Tu fai RC, io se faccio siamo CR. I figli di Broadcast. Allora, vedi che se fai slash kits c'è il daily balls, cioè però vedi che c'è il kit palle, vedi che c'è. Infatti, due palle il giornaliere te le puoi fare tranquillamente qui. Ehi, vedi, siamo dei dolcetti, abbiamo anche le caramelle. Oh. Va bene, David, andiamo avanti. Allora, no, aspetta, ha detto che dobbiamo andare in casa, in camera nostra, Quando l'ha detto, scusa? Leggi bene la chat. Ok, vabbè, hai ragione, andiamo in casa. Oh! Cosa succede? Ma sei teletrasportata! No, ci stanno due mamme. Allora, qual è la tua? Io mi prenoto questa in casa. Tu tieni quella. No, fuori, mi va benissimo perché penso che quello sia tuo padre. C'è anche quello che guidava la macchina fuori. C'è entrato sì, dentro anche lui. Ma quanto è non brutto. Non è che è lui il padre? Di tutti? Aspetta, lì c'è il fratello del padre. Ma che cazzo? Che cazzo di casino è qua? Ma che. Mamma, ma che facevi un'orgia? Non facciamo domande. Ok, vedi, Mamid. Non è carino qui, grazie, con due macho perché ti tengo. Cioè, voglio dire. The Moreover Pixelmon Duel the War. Ah, ok. Praticamente i Moreover Pixelmon sarebbero i due matchup. Fanno tutto il lavoro. Questo è così conveniente. Grazie, certo. La nostra stanza è su. Andiamo a vedere che cosa succede. Mamid. Una testa. Del professor Watch, Birch. No, c'è proprio una testa per terra. Così. Oh, dannazione. Perché abbiamo una testa di una persona sul pavimento? Mi sa che questo server ci ha fatto perdere la testa. Sì, starto la battaglia. Yes. Combatto. Sto combattendo con Mudkip. Lo posso catturare. È shiny. Mudkip shiny. Oddio. Lo voglio catturare. Perché sta cosa? Non lo so, hai scritto sì in chat. Sì, sono anche in combattimento. Ma io sto combattendo contro tipo terra, acqua, io tipo fuoco, sono nella merda. Sì, il mio scritto sta prendendo le peggio mazzate. Come cazzo lo catturo mo il Mudkip livello 5 shiny? Cioè, fammi capire. Ma penso che non lo puoi catturare. Come puoi no? Catturarlo. Sicuro. Siamo in... Dici? Sì, siamo in battaglia. Però al massimo ti dice che non puoi, Oppure mi fa sprecare le Pokéball. No, provo. No, vedi, mi dice che non si può. Non si può? Non si può. No, volevo il Mudkip shiny. Non si puoi. È solo un allenamento. Ma c'è qualcuno che me l'ha fai tirata. Veramente schifo come allenatore di Pokémon, David. Fai veramente schifo. Ascolta, c'avevo proprio il tipo che contro di lui è il peggiore che potevo scegliere. David, non è colpa mia se io prendo gli Squirtle nani. Però almeno faccio il culo ai Pokémon, Sai che Squirtle ha anche detto il Pokémon schizzo? Vabbè, stendiamo un velo pietoso. Quindi è piccolino, c'ha il guscio che si indurisce. Sto per morire. No, Squirtle, no. Guardalo come in crisi. È morto. Squirtle di merda. Sto facendo già lo sborone io, ma no. Come cazzo si usano ste caramelle? Evochi il Pokémon e poi gliele spiacci chi fa. Squirtle! Dove cazzo mi è finito lo Squirtle? È talmente piccolo, è fuori! Come cazzo è uscito? E si è pure fatto male! Squirtle, stai fermo un attimo qui, che non vorrei dare le caramelle rare al maialo là. Aspetta. Ok. Sembra che l'abbia cacato così. È vero! No, ogni riferimento puramente sessuale è puramente casuale. È puramente fatto apposta invece, quello è bello.
Ok, ma io non ho capito che cosa dobbiamo fare in sta storia. Dobbiamo andare a parlare col professore da un'ora. Dobbiamo andare troppo. Okay. Troppo, secondo me si arrende e va da un altro. Ok. Sai come le porte si aprono? Non so se. Ma qua possiamo venire a ricombatterci. Sì, ma chi se ne frega? Sto qui, ti abbiamo già battuto 40 volte. Che ok. È qua, credo, qua, il laboratorio. È questo? No, sì, non professor lo so. Birch. Beh, parla, vai. Si chiama come l'albero? Sì, i Birchwood. Oppure possiamo andare nelle Warp Arena e cominciare a fare delle battaglie e vinciamo degli reward epici. Oh! Una curiosità, cosa ce ne facciamo? Non lo so, ma questo c'ha la faccia del pirla. Importante è avercele. Ha la bocca più grossa della tua. Comunque, Oh, salve, Mudkip Torkic. Questo come si chiama il verde? Ricco. Ok, Professor Birch. Va bene, parliamoci. Vai. Abbiamo completato la quest. Oh. Facile. E quanta roba dice? Devo andare nel percorso 103. Ok, casa di May. Andiamo. Oh, questa è la madre più normale, però, della nostra. Perché noi abbiamo la madre strana? Sembra Alice nel paese delle meraviglie, sembra. Scusi, signora mamma strana. Che cosa mi dice? Non guardi nostra madre perché è un po' blu. Sembra quella dei Muppet, sembra. C'è May! No. Ah, ma è una femmina. Carina. Ciao May, ciao, bella. Oddio, anche lei ha una testa sul pavimento. Perché hanno tutti una testa sul pavimento? Ma va di moda qui. Non lo so, ma fa venire i brividi. Oh, piacere, anch'io, piacere per tu. I have the dream of becoming friends with Piccolo. Vabbè, questo vuole andare a catturare Pokémon in giro per il mondo. Obtain Pixelmon drop boxes from battling Pixelmon 10 level higher than the highest level Pixelmon in your party. Praticamente otteniamo dei bonus, dei drop boxes sarebbero, battendo dei Pokémon che sono 10 livelli più alti del Pokémon con il livello più alto nel tuo inventario. Ma queste saranno le sfide. Ah, probabile. Questo. Ma ce li facciamo. Infatti mi dice di fare la sfida. Infatti mi dice che posso vincere 55. Anche questo. Ma allora questi sono tipo gli allenatori. Vai, massacra tutti. Questo dico di sì, madonna. C'è il tipo erba. Io sono il tipo fuoco. Io sono acqua, dai. Dovrei fargli un po' di danno. In teoria ti fa lui il culo. Però ho vinto tu. Ho vinto subito. Sono andato un attimo sott'acqua. No, sott'acqua. Come si chiama? Sotto il terreno. No, però dai. Oh my god. A te non si vede tipo il bug che ogni tanto entro in una. Come si chiama? In una capsula di terra sottoterra? La capsula di terra? Sì, a me si vede. Guarda tipo il mio video perché si vede una roba strana. Okay. Cos'hai fatto? La prenotazione delle robe strane, cioè. Sì, c'è un Rattata selvatico! Lo voglio! Sì, dov'è? Voglio dov'è? Catturare il Rattata selvatico! Ma dov'è che lo vedi? Qua. Manco lo vedi. Dove sta? Là. Ah, ecco. No, ma credo che non. No, è. Si può catturare wild. No, clicca sul tasto destro. Arf. E io ci tiro il Pokémon. Funziona? No. Ok, David, se vogliamo andare da Old Dale Town, dobbiamo andare di qua. Penso che andiamo sul percorso 109. È illuminato. Madonna, qui una potatina, no, No. Se qui non passano pure qua le strade. Qua no, non ci stanno i giardinieri. Route 101. Scusa, quella. Qui la trovavamo. Un Caterpillar! Che schifo, Caterpie. Ma è piccolino! Ma mi fa schifo. Ma Caterpillar! Pidgey! Io voglio Pidgey! Oh, quanti cazzo di Pokémon! Pikachu! Sì, vieni qua, mio, bello. Grazie, vieni mio, grazie. Mio. No. Dove? Cosa vuoi? No! Hai infilato là sotto! Maledizione! No, Pikachu! La voglio io! Io voglio Caterpillar! Prenditi il Pirla! Oh, Rattata! Vieni Pikachu! Ma va a cagare sto altro. Pikachu maledetto! Sempre di quello, io ne ho trovato uno al 9, pappa però. Sì, ma io non posso catturare un Pikachu al 9 con uno Squirtle. E te sei furbo poi, Io ci provo. No, c'ho pure lo Squirtle a metà vita! E non l'hai curato con no! Ma dai! Un po' d'attenzione, mi scusi, lei non era un bravo allenatore numero uno del mondo. Che cos'è sto cane? C'è un cane selvatico. Arrivo subito. Ma io sono arrivato in un'altra città. Aspetta, torno indietro. Ma hai fatto i chilometri, hai fatto? Sì, perché cercavo di prendere il Pikachu. Ma che cazzo di Pikachu? Ha fatto una maratona, ha fatto per arrivare nella città di fianco. Oh, il mio era un Pikachu atletico. Sì, l'uccello mangiavermi. Vai, che Pikachu. Allora, Pikachu, non mi far figure di merda. Mi ha già ucciso due volte, per piacere, va. Io conto già la terza. No, maledetto. Io conto maledetto. Già la terza. Ok, io inizio.
Io inizio. Oh, mi fa... Zaino, Pokeball, Pokeball. Dai, bello di zio. Dai, bello di zio, dimmi che entri. Non mi far far figure brutte, brutte, brutte. No, maledetto, hai preso Pikachu tu. L'ho preso, sì, l'ho preso. Tiè, schiatta, schiatta. Io ho catturato una volta, ci ho messo. Vai a quel paese, vai a quel paese, va bene? 40 anni ci hai messo per catturarlo. Ma intanto c'ho il Pikachu senza che lo pago $2000 da te. Ma che è sti gift? Gold Flake. Clicca per aprire. Proviamo. $10. Ho avuto $10. Ma mi è arrivato. Pixel. Ok. Ah, mi è arrivato un'altra cosa da aprire. Ah, questi sono i Dropbox là che si vincevano. Allora, Gold Flake, $25. $75 ci godo. $10. TMHM Crate. Ho avuto Psycho Shock, bella. Ma mi è arrivata una HP mossa. Più. Ho un convertitore di sesso. Va bene. Posso convertire un Pokémon a femmina. Una possibilità su 5. Senti, io catturerei anche il Pidgey a sto punto. Dove corri, Pidgey? Non te ne andare nell'erba alta, va. Posso, sei scarso. Oddio, genio delle tartarughe. Oh, è vero. Da Dragon Ball hanno preso questo. Lol. No, allora, May, era nel town. Percorso 101, ce la siamo persa. E dove cavolo era? Era nel percorso. Si vede che è un po' più in dentro. Aspetta, mi faccio curare il Pokémon da... Pokémon boss! Pokémon boss! Ho trovato il boss! Oh my god! Vieni qua, Pidgey! Vieni, 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 bello! Sì, no! No! Dove te ne vai? No, 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 no! Vieni qua, vieni qua! Pidgey, Pidgey! Vai che si va con i boss! Vai che si va di boss! Si va di boss! Se non ci muoio prima... Ok... No, mi sa che ci muoio malo! Malissimo, non malo! Oh, sì, ci muoio troppo malo. C'ho uno Squirtle che fa cagare. Letteralmente. Send attack, GG. Vai. Sì, fagli peggio danni. David, ho trovato il boss. Non sto parlando da solo, sto registrando, non fa niente. Pikachu, vieni qua. Sì, tono shock. Distruggili tutto. Non ci muori, vero? Oh, c'ho il Pico Chapoa che mi distrugge il PG boss. Ma come ci godo. Ma posso catturare? Non credo. Uzzoso! Preso, preso, super efficace. Oh my god. È salito di livello di non so quanti livelli e ho trovato un soda pop. Che merda. Non stare mica tanto avanti senza di me. No, ho trovato un boss e l'ho shottato. Gatto. Gatto. L'ho shottato. Cioè, è buono. Vieni città. Arrivo. Ho shottato con Pikachu perché Squirtle fa schifo. E te ne approfitti mentre vado a vedere il campanello. Cioè, veramente, che brutta persona. Ho trovato un boss. Che faccio? Che te lo lascio a te. Che brutta persona. L'ho shottato male. Era un boss verde. Però... Quindi? GG. E in base al colore, più sono... mi pare che il verde è il colore più di merda. Però più sali di livello, più ti danno cose power. Fino addirittura alle Master Ball. Ho fightato l'Arcanine selvatico. Ma, oh mio Dio. Ma lo posso catturare? Credo di sì. Perché qui c'è una Master? Perché? Perché manco contro gli Arcanine il mio Squirtle è utile? Perché? Il tuo Squirtle è inutile. Cioè, inutile. Mi hanno tolto mezza vita. Perché è inutile? Ma che schifo. Cioè, gli faccio super efficace. Ma che razza di Pokémon mi è capitato? Mi hai detto, è inutile. Comunque provo a catturarlo, Rotta. Direi proprio di sì. Allora, c'ho l'Arcanine a vita rossa. Cattura. Posso catturarlo? Sì. Ti prego, entra nella Pokéball. Ti prego che voglio l'Arcanine. No, non Arcanine, è entrato. Non è. Non mi è entrato, mi sta uccidendo lo Squirtle. Ti ma prego. Ma non ho finito la battaglia senza fare un cazzo. Sì, se ne è scappato forse. Ti prego, o ti ha ucciso tutti? No, no, ho ancora Pikachu che non l'ho mai entrato in campo. Ah, buono. Ti prego, cavolo, Arcanine entra in sta cavolo di Pokéball. Preso! Sì, sì, sì! Alla fa... Ma che è shiny? Ma che shiny? Ma non è shiny. Però no. È fighissimo. È troppo figo. Arcanine. C'ho l'Arcanine figo. Ma qui c'era anche una Master Ball, scusi, me la può dare? Si toglie davanti alle palle, gentilmente. Mi no, scusi, Arcanine. Si è bugato nella Pokéball. Ma va a cagare, Arcanine! È bugato. Preso! Che ho preso? Un coso per Elettropalla.
Ragazzi, mi dispiace, ma May non l'abbiamo trovata. Nel prossimo episodio, se volete questa serie, scrivetecelo nei commenti, lasciate un like, commentate, condividete, ma soprattutto passate anche dal canale di Davids. Non passate da quello di Mamid, che non sarà in descrizione. Sei tanto, non verrà mai nei video consigliati, no. Neanche, quindi praticamente non ci sarà mai possibile nel mondo forever. Comunque, se volete vedere ancora questa avventura con me e David protagonisti, che cerchiamo di finire la regione di Hoenn su questo server, spolliciate, insomma, semplicemente. Fateci capire se vi piace. Esattamente. Utilizzerò la tecnica che cioè il modo di fare che utilizzo anche negli altri miei video di Ark. Quindi scrivetemi nei commenti. Allora, vi lancio tre hashtag, così nomino i miei Pokémon con i vostri nomi. Allora, per Squirtle mi scrivete hashtag testa tonda, per Pikachu mi scrivete hashtag cornuto e per Arcanine mi scrivete hashtag cane rabbioso. Ok. Perché Pikachu cornuto? Perché non si faceva catturare. E allora è un cornuto, eh? Sì, che? Sì, sì. Ma poverino. Certo. Se siete arrivati fin qui, lasciate un like, commentate, condividete, ma soprattutto scrivete nei commenti hashtag David Spuzza. Hashtag David Spuzza. Si è spenta una luce. A casa tua? No, qua. Ah, per forza è diventata notte. Ah, che bello. Un saluto scherziano a tutti. Ciao, alla prossima.